puntata dei Chips, anche perché loro avevano una Kawasaki e questa era una Moto Guzzi. Ancora Moto Guzzi direte, no, sì, ci mancherebbe. Sono belle moto, mi piacciono tanto. Questa è una V65 degli anni 80, 85-86, e faremo qualche lavoretto di manutenzione come il cambio dell'olio del differenziale, del motore, delle pipette e qualche altra cosa. Revisione dei carburatori per rimetterla in strada, anche se è già in ottime condizioni. Ecco, dei lavoretti, insomma, per tenerla un po' più arzilla. Ve la faccio vedere più da vicino. Eccola qua con il parabrezza che sembra un teatro da quanto è grande, comodissima, ci rimanda insomma alle highway americane dove le Harley insomma la fanno da padroni, queste moto custom. Questo è un esempio di moto custom all'italiana. Ecco, come vedete, manubri larghi, serbatoio bellissimo a goccia, la sella biposto, il portapacchi posteriore e la tipica trasmissione a cardano della Moto Guzzi. Ecco, anche questa affidabilissima. Vediamo qua, qui c'è il sistema frenante con la pompa posteriore, i due carburatori dell'orto, che non è l'orto dove si pianta pomodori ma la fabbrica di Bologna. È un motore a V, questa è la V65, è una 650, come vedete è un V di 90 gradi se non sbaglio. E qui ci sono i coperchi delle punterie, l'accensione con le candele, i due splendidi tubi che la fanno insomma da padrone sulle fiancate di questa moto. Le linee, nonostante tutto, sono molto filanti per essere una custom, non è eccessivamente appesantita, infatti inganna, il peso un po' si sente a spostarla, però non ovviamente a guidarla come al solito. E qui vediamo il cruscottino con il contagiri e il contachilometri, tutte le varie spie. Qui invece c'è il devio luci di sinistra e tutta la leva dell'acceleratore con tutti i pispolini vari sulla destra. Dall'altra parte appunto troviamo un altro cilindro, per fortuna, che non è detto che ci sia, il motorino d'avviamento che io penso sia più grosso questo che di un Caterpillar, comunque va bene. Qui vediamo tutti i tappi per il rifornimento dell'olio. Io ho già tolto i fianchetti, ecco qui si vede la batteria, il relè e insomma tutte le altre cose. Sotto c'è il filtro che è una cosa impossibile da togliere. Probabilmente hanno costruito prima il filtro e poi la moto intorno hanno cominciato a saldare i tubi perché come sull'Honda, sulla FUR, togliere i carburatori è un incubo. Questi sono gli ammortizzatori posteriori e l'altra fiancata è fatta. La prima cosa che vado a fare è il cambio dell'olio, come dicono in tanti. Quindi chiave da 22, si toglie il tappone davanti e senza farsi una doccia di olio, che non avrei proprio voglia, tolgo il tappo e vado a controllare i residui, dato che è magnetico, non ce ne sono, quindi insomma la cosa è incoraggiantissima. Guardando bene, mi sono chinato sotto la coppa dell'olio e ho visto che nella parte posteriore c'è un altro tappino, proprio perché la coppa è inclinata e quando la moto, insomma, resta sul cavalletto è veramente un casino farla sgocciolare per bene. Quindi hanno pensato benissimo di fare un tappino anche nella parte posteriore, se ne sbaglio. Io l'ho svitato, non ho sentito casca nulla, sicché vuol dire che non reggeva niente. Ecco, no, scherzo, è un tappino dell'olio. In questo caso io non ho fatto un lavaggio perché non ce n'era bisogno, è che era una moto che era stata tenuta bene, tagliandi sempre regolari, quindi si cambia e basta. Qui invece troviamo il tappino di riempimento con l'asta. Come vedete, questa è la chiave stampata in 3D che mi hanno
fornito dal magazzino di ricambi, molto comoda. E poi, dopo che è scolato tutto l'olio, si aspetta quelle 7-8 ore fino a che il filino non c'è più e lo si riempie di olio. Ovvio, l'olio è scolato tutto, io gli pulisco il mento, la pazza, come si dice, e gli rimetto il tappino. Controllato la guarnizione di alluminio, insomma, buone condizioni, ottime, non ci sono graffi e nulla, quindi la vado a stringere, perché se no dopo si fa un lago in terra e non è il caso, come dico sempre. Ora è il turno del filtro dell'olio, che è posizionato qui sotto, come vedete, magari se giri il cricchetto dalla parte giusta, e speriamo che non venga giù una sciacquata di olio, perché come al solito non ho voglia di imbrattarmi più che non è necessario. È nero come la morte, comunque insomma va bene così. Vi ho detto di non imbrattarmi, uguale. Rumorini gastrici vari e si toglie il filtro. La prima scatolina magica, senza fa pubblicità ovviamente, e c'è il bel filtrino, vedete, con la molla, la guarnizione del tappino da cambiare, come ci insegna il buon vecchio Ed China. Ora mi sono rotto gli occhioni e strappo la scatola, perché ha una certa, insomma, e via, non c'è altro. Allora, si rimette la molletta al suo posto, che se no non ci sta pressato, e si dà un pochino di olio qui sui bordi. Si può usare anche quello vecchio, tanto di cartere, come dicevano vecchi, ce ne rimane ancora. Dai, voi, come è diventato questo R, sarà meglio rilevarlo, e dovrebbe essere così, è schiacciato di nulla. Ma dai, roba, non so se si vede. Via, 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 butta via ogni cosa. Ci si mette quello nuovo e giù il filtro, e via. Filtro, tappino, e poi c'è anche il dadone da reinserire. Vediamo se ci riesce senza romper nulla. Vai, ci si è fatta. E si rimette tutto al suo posto. Poi si stringe. E via. Non vi preoccupate di tutto, l'olio c'è sgrondato. Tanto dopo gli si dà una bella lavata con lo sgrassatore e gli rilevo io tutti i discorsi. Una strettina senza esagerare, se no si fa di danno. E va bene così, perfettissimo. Tappino di rimpolpamento dell'olio. Dice, ma te tu sei buono a tre che ha fa tagliandi. Ma che, ragazzi, non l'avevi visto? Si è un meccanico che fa solo tagliandi, è bene che vada in cucina con Maya di Sello. Siamo pronti a riempirlo, vedete qua, sempre senza fare pubblicità occulta. Io metto un 20W50, così almeno è più protetto, e qui mi sa che ci vorrà un imbutino, ma proprio vino, se no è più quello che va fuori che quello che va dentro. Ecco, mezzo fuori e mezzo dentro, ecco, fatto il giuramento. E via. E 2 litri come consiglia il manuale. Dirlo sodo, sembra paraffina. Comunque questo è migliore, perché appunto si attacca di più ai pezzi in movimento e quindi assicura una migliore lubrificazione. Occhio a esagerare troppo con il grado, altrimenti la pompa dell'olio si sforza e quindi si fa peggio e meglio. Comunque questo qui è un ottimo compromesso, ecco.
Badate, lesina e sono a mettere le stagnine a testa all'ingiù per scolare anche il centimetro d'olio. Ma chi è che non lo fa? Comunque, lesina per chi non è toscano è vuol dire tirchio. E io lo fo come fanno tutti perché, ragazzi, delle volte basta anche un pochino di olio per arrivare a fondare il discorso. E io lo sgocciolo. Ovvio, ora si leva l'ombuso, come dicono vecchi, e si ricontrolla se il livello è giusto con l'astina, si avvita tutta, e se no si riaggiunge un pochino. Direi che ci siamo, alla grande. Ora siamo da quell'altra parte, come di Anna Luca, e si leva il. Si comincia a controllare l'olio del cambio. Qui ora mi sa che me ne viene giù davvero una pioggia. E c'è un dadino qui proprio sotto. Questo, occhio, è un altro tipo di olio, non è lo stesso del motore, è una gradazione diversa, è più duro, è più denso, come si dice. Occhio a non sbagliare, se no si fa un trito di ingranaggi e non mi sembra il caso. Ecco qua. E mentre scola quello, levo il tappino con la brugola giusta di riempimento, almeno spiata anche meglio. C'è un sistema curioso, la misurazione dell'olio non è a trabocco come di solito sono tutti, ma bisogna, che poi c'è anche lo R, ma saranno favole persone. Bisogna inserire una brugola come questa dentro, che è già un'ossa e mi fa paura, metterla ai pari così e controllare quanto olio c'è in questa maniera. Io roba a matti. Ovviamente lo R lo vado a cambiare perché è più schiacciato che di una cecina e poi è duro come la testa di un figliolo. Guarda, questo si cambia di sicuro e si stringe meno. Riavvii il tappino di sotto e la prima cosa è fo', perché lo dico sempre, a me mi è successo, sono imbranato. Una delle prime volte che aggeggiamo con motori, via, cambio l'olio e il motorino, cambio l'olio e il motorino, levo l'olio per benino, no? Aspetto delle 2 o 3 ore, no? Che scoli tutto per benino, non c'era più, no? Secco come il deserto. Arrivo, dopo era passato 2 ore, me ne ero scordato, via, ci rimetto quello nuovo, addio il tappo di sotto e un frantoio in terra, sicché mi è sempre rimasta quello e quello dell'acqua, del radiatore. Tappini tutti aperti, sembrava fisciasse un figliolo appena nato. Il casino in terra, sui porfido. Io devo cominciare ad asciugare ora, da dopo 20 anni che mi c'è andato l'olio. E via. Idem con patate sul cardano posteriore. Si svita il tappino di scolo, anche questo stretto come la notte. E si leva l'oliaccio vecchio, che di là non era neanche tanto oliaccio. Vediamo qui com'è, questo è nero come peccato, che è meglio cambiarlo. Via, ora si rinfiasca un po' di olio. No, ok, è nero, mi è preso un coccolone. No, questo è albisolfuro di molibdeno, è una cosa esagerata. E praticamente è un antifrizione fortissimo, e quindi però lì per lì piglia male, ti metti sta sbrodola nera dentro il cambio, dice banda, e invece è di quello meglio. Si ritappa tutto senza stringere e si passa al dietro.
Stessa cosa, anche qui si riempie e poi si richiude.